grazie per essere qui con noi stamattina, mi fa piacere vederci così tanti. In particolare sono rimasto molto emozionato quando ho potuto vedere praticamente la famiglia di Tesi, che è cresciuta tantissimo. Infatti ci sono un sacco di bambini ed è una cosa veramente molto molto importante per noi. Voi sapete benissimo che per noi la famiglia è una delle cose più importanti e che ci ha consentito di andare avanti negli anni. Quindi vedere che i nostri ragazzi, che ho visto veramente da bambini o quantomeno in effetti da ragazzi appena diplomati, oggi hanno famiglie, hanno bambini, per me è veramente un modo d'orgoglio. Quindi grazie a tutti. E in primo luogo voglio ringraziare appunto donne e uomini della Tesi, ma al tempo stesso tutti quelli che negli anni, in questi nostri 50 anni, ci hanno aiutato ad arrivare dove siamo. In particolare ringrazio tutte le persone che negli anni hanno fatto sì che la nostra piccola azienda, Moderna Meccanica, per chi ci ha conosciuto all'inizio, che era un'azienda fatta da pochissime persone in un sottoscala di Napoli, potesse arrivare a quello che è oggi. Oggi Tesi esprime circa 150 dipendenti, lavora in un territorio difficile perché non è votata l'aeronautica, ma devo dire che siamo riusciti, grazie anche alle istituzioni, a operare in sinergia e in simbiosi con il territorio, e oggi possiamo dire che abbiamo vinto una sfida che inizialmente nessuno pensava potesse arrivare a questo risultato. Quindi grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, questa non è la nostra festa, è la vostra festa. Non mi voglio dilungare perché penso che tutti quanti noi vogliamo mettere la cosa sotto i denti e quindi voglio chiudere direttamente questa cosa qui, però vorrei fare in modo di dare un po' di esperienza, quantomeno quello che negli anni Tesi ha fatto. Quindi vorrei iniziare la carrellata con i nostri due decani, cioè praticamente le persone che hanno la matricola più bassa all'interno dell'azienda, e vi diranno loro da quanti anni sono in azienda e da quanti anni ci supportano e ci sopportano. Iorio Biagio e Nicola Marangeli. Prego, una domanda. Ma tanti anni fa pensavate di raggiungere questi obiettivi? Assolutamente no. Mi chiamo Biagio Iorio e lavoro in Tesi ormai da più di 27 anni. Oggi la Tesi ha raggiunto un traguardo importantissimo. Oggi la Tesi festeggia il suo 50° compleanno e questo ci riempie di orgoglio e ci fa molto felici. Non solo a me, ma a tutti quelli che lavorano in questa grande realtà. Innanzitutto, diciamo, a nome della famiglia Tesi volevo fare anche io il mio ringraziamento a tutti per la partecipazione a questo grande e meraviglioso evento. Cosa dire? È stato un percorso lungo che parte da lontano. Questo è un percorso che ha inizio negli anni 70 con il signor Gabriele Punzo, che ha iniziato questa attività in un piccolo sottoscala di un piccolo comune napoletano, San Giorgio a Cremano. E poi da lì, pochi anni dopo, si sono spostati in un altro piccolo paese, Cercola, il paese di origine del signor Punzo, anche il mio paese di origine. Una bella sfida. Cosa dire? Oggi, come diceva il signor Punzo, siamo circa 150 persone, ma all'inizio ne eravamo veramente pochi, molto 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 pochi. Io ho conosciuto la famiglia Punzo in una piccolissima officina, e ho conosciuto Gabriele, i figli Luigi, Massimo, Gioia, Anna Linda, e attorno e anche soprattutto vorrei ricordare la signora Annunziata Cassese, la moglie del signor Gabriele Punzo. Al fianco di questa meravigliosa famiglia
un piccolo gruppo di operai, forse eravate una quindicina, una ventina, era veramente un piccolo gruppo con tanta voglia di fare. Da lì è partito tutto. Ma nella mente, diciamo, della famiglia Punzo e credo soprattutto del signor Gabriele Punzo, il sogno era un altro. Il sogno non era quella piccolissima officina, quella era un punto di partenza. Però per realizzare questo grande sogno, innanzitutto bisognava decidere una location da sogno. E anche lì il signor Punzo ci ha visto bene, ci ha indovinato. Il signor Punzo ha scelto il Cilento. Il Cilento è un territorio meraviglioso. E io sono veramente felice di stare qui in questo territorio, come anche tutti i miei colleghi. E il sogno è partito nel 1998, 97, 98 più o meno. E siamo venuti qua, un gruppo di noi, circa 20-25 persone. La famiglia Punzo aveva acquistato il primo capannone che sta alle nostre spalle, i primi impianti, un forno di trattamenti termici, una pressa, una piccola pressapiegatrice, una contornatrice, erano 4-5 macchine, siamo partiti da lì. Infatti oggi abbiamo la fortuna di avere qui le persone che in qualche modo ci hanno aiutato a certificare questi impianti, il signor Romano e Nando il figlio, che non vedo. Forse a lui. È vero, è vero. Sì, il signor Antonio Romano che ci ha aiutato nell'ottenimento della prima qualifica del forno e soprattutto vorrei ricordare, come diceva Luigi Punzo, il signor Nicola Canfora, con il quale praticamente sono riuscito a ottenere la prima certificazione e insieme abbiamo veramente lavorato tanto e siamo riusciti a certificare questa azienda. Nel 99 chiaramente sono partite le prime assunzioni, 4-5 se non erro giovanissimi, ragazzi giovanissimi, diciottenni, poco più che diciottenni, neodiplomati. E io li vorrei ricordare praticamente uno ad uno. Daniele Radano, vieni qua. Gianluca De Filippo, Gianluca vieni qua, che te lo vedi tutto. Giorgio De Dore, vieni qua, Giorgio. Giorgio Ruggiero, vieni qua. Francesco Palladino, ti ho visto, vieni qua. Vieni qua. Chiedo scusa se ne ho dimenticato qualcuno, ma veramente eravamo pochi. Siamo i più giovani. Perfetto. Nicola Maddaluno, bravissimo. Dove sta Nicola? Nicola praticamente l'ho conosciuto a Cercola. E poi vorrei qui sul palco anche un altro carissimo amico, Gennaro Battaglia. Dove sta Gennaro? Dove sta? Eccolo qua. Veramente un bel gruppo, che ne dite? Queste sono le persone, diciamo, che da cui, diciamo, insieme, ma soprattutto insieme alla famiglia Punzo, abbiamo dato il massimo e continuiamo a dare il massimo per portare avanti questo grande progetto, questa grande sfida, la sfida di questa grande famiglia, la famiglia Tesi. E che posso dire? Voglio sinceramente ringraziare tutta la famiglia Punzo, soprattutto Gabriele Punzo, i figli Luigi, Massimo, Gioia, Anna Linda, per aver dato a me il privilegio, l'opportunità, ma non solo a me, a tanti di noi, questa opportunità di far parte di questa grande famiglia, la famiglia Tesi. Grazie a tutti.
Chiedo scusa. Allora, il problema è che Daniele si è preparato un discorso, quindi dobbiamo farlo ripetere purtroppo. Ma quante pagine? Vabbè, glielo facciamo fare. Lui è quello che parla di più in azienda. Mettetevi comodi innanzitutto. Allora, mi presento. Grazie. Allora, per chi non mi conosce, sono Daniele Radano e faccio parte del team del controllo qualità di prodotto. Oggi per noi è un giorno speciale che abbiamo il piacere di ricordare e condividere con voi. Oggi infatti ricorre l'anniversario del 50° anno di attività della Tesi. Sono stati 50 anni di obiettivi mirati, scelte e cambiamenti talvolta audaci. 50 anni di impegno costante e tante soddisfazioni. Tuttavia vogliamo condividere questo anniversario, solo questo anniversario, perdonatemi, perché l'emozione. Perché non ho le occhiali. Allora, sono stati 50 anni di scelte, di obiettivi mirati, cambiamenti e 50 anni di impegno costante, tante soddisfazioni. Tuttavia vogliamo ricordare questo anniversario solo come una tappa del percorso che abbiamo intrapreso, convinti che ve ne siano molte altre da raggiungere, con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che ci hanno motivato fin dagli inizi e che ci hanno permesso di arrivare fin qui. Un ringraziamento speciale alla famiglia Muso, in particolar modo ad una persona che non è qui fisicamente tra noi, ma sono certo sempre presente nel nostro cammino, quale la signora Annunziata Cassese, moglie di Gabriele, considerata sin da sempre il pilastro portante di tutto ciò che si è creato in questi anni e soprattutto di aver creduto in me sin da quel 14 gennaio 2000, accogliendomi a braccia aperte, sin dagli inizi. Grazie mille a tutti e perdonatemi l'emozione, perché per me è un onore stare con questa grande famiglia. Innanzitutto devo sottolineare che prima ancora di essere una grande azienda è una grande famiglia, e noi veniamo trattati prima di tutto come loro figli, come primo input, e poi considerare anche che grazie a loro hanno rivalutato anche molto il nostro Cilento, e quindi dobbiamo dargli un applauso perché ne siamo molto grati. Adesso passiamo la parola ad Antonio Marzucca. Salve, buongiorno a tutti, io sono Antonio Marzucca, responsabile di Cilento Costruzioni. In occasione di questo 50° anniversario ci tengo molto a raccontare il mio percorso in Tesi. Giovanissimo, con nessuna esperienza lavorativa e prossimo alla laurea, ho svolto il mio tirocinio in affiancamento all'ingegner Ciao. Dopo aver conseguito la laurea, i miei primi passi lavorativi li ho percorsi proprio in Tesi, in affiancamento al signor Gabriele Muso. Per un giovane neolaureato, quindi inesperto, è stato un inizio, come si suol dire, non da poco. Per chi li conosce bene, sono due persone con una forte personalità e determinazione. Ma nello stesso tempo mi ritengo molto fortunato, perché mi hanno insegnato tantissimo e grazie alla loro esperienza hanno saputo sempre darmi consigli per poter crescere a livello lavorativo. Nel corso dei miei 13 anni in Tesi, il mio ruolo è cambiato spesso, lavorando prima nell'area adattamenti termici, occupandomi dei controlli pirometrici, nell'area lavedati, svolgendo il ruolo di responsabile, ed oggi come responsabile dell'ingegneria di produzione, formata da una squadra di validi collaboratori che mi ha accolto e mi permette di svolgere il mio ruolo nel miglior modo. Compito non facile, sapendo che è stato svolto in primis dall'ingegner Ciao, successivamente dall'ingegner Amato e dal mio predecessore, l'ingegner D'Arrudi.
Questo mi ha permesso di conoscere davvero a fondo i processi aziendali e soprattutto le persone che lavorano qui, ognuno dei quali mi ha trasmesso e insegnato qualcosa, sia a livello lavorativo che umano. Oltre ai colleghi ho potuto interagire e confrontarmi anche con vari consulenti esterni, di spessore e di esperienza come l'ingegner Sir Giovanni, il quale mi ha trasmesso molte conoscenze e mi ha formato e mi ha permesso di crescere moltissimo. In questi anni ho vissuto momenti positivi, ma anche momenti non semplici, anche di forte riflessione. Ma ho sempre creduto molto in questa azienda, rendendomi conto che i suoi interessi corrispondevano alle mie motivazioni. Non ho mollato e ho sempre pensato di svolgere al meglio il mio lavoro. Ritengo che la chiave del nostro successo è di aver realizzato un gruppo di lavoro formato da giovani affiancati da persone di esperienza, con i quali ci confrontiamo e ci aiutiamo a vicenda. Dico nostra azienda perché dal primo giorno mi sono sentito come far parte di una bella famiglia. Ogni anno che ho lavorato in Tesi ho assistito a diverse trasformazioni riguardanti il personale, macchinari ed impianti che hanno permesso di far crescere l'azienda e farvi raggiungere il livello che conosciamo tutti, perché questo fa parte del suo DNA. Sono quindi orgoglioso di aver partecipato anche in minima parte a questa crescita. Sono certo, visti i presupposti, che il futuro sarà sempre più fiorente e riusciremo tutti insieme ad affrontare con successo ogni sfida futura. Signori, io penso che in effetti tutti i nostri ragazzi che abbiamo sul palco hanno qualcosa da dire. Poi il tempo è molto stretto, quindi vorrei fare in modo di far parlare in effetti un paio di loro, però velocemente per i ringraziamenti e poi magari iniziare il pranzo. Allora, Gianluca, per favore, sì, in qualche modo, sì, grazie. Grazie, io sono Gianluca Di Filippo. Chi mi conosce sa che spesso scherzo e faccio il pagliaccio, ma oggi vorrei essere serio e raccontarvi una breve storia. 10 gennaio 2000. Il 10 gennaio 2000 un ragazzo dei capelli lunghi che giocava a calcio e suonava il basso in una band entra per la prima volta per quel cancello. Il suo colloquio di lavoro fu molto semplice, gli fu detto: cosa sai fare? Lui rispose: niente, non so fare niente, ma posso imparare a fare tutto. I capelli di quel ragazzo ormai sono corti e iniziano a diventare bianchi, però nel frattempo è diventato prima un marito e poi un padre di famiglia e ancora oggi ha la fortuna di lavorare tutti i giorni e poter mantenere con qualche sacrificio la propria famiglia. Per questo sicuramente devo ringraziare la famiglia Punzo che mi ha insegnato un mestiere e mi ha dato l'opportunità di lavorare in Tesi. Per lui lavorare in Tesi deve essere motivo d'orgoglio, perché 23 anni fa la Tesi non era così. C'era un solo edificio e gli operai eravamo una decina. E guardate adesso che cos'è. La Tesi è cresciuta in maniera esponenziale e questo ragazzo l'ha vista crescere come si vede crescere un figlio, giorno dopo giorno. Quindi quel ragazzo dei capelli lunghi, oggi un uomo dei capelli bianchi, deve essere fiero, perché se la Tesi è quella che è oggi è anche grazie a lui e alle persone come lui che tra queste mura hanno dedicato una buona parte della propria vita. Grazie. Grazie Gianluca. Ha dimenticato di dire che all'inizio era veramente molto scavestato. Diciamo, in effetti non solo disse non so fare niente, ma disse ho voglia di imparare, ma fammi lavorare poco però. Giusto? Adesso vorrei in qualche modo il contributo di una delle ultime persone che è entrata all'interno della nostra squadra e che da subito si è integrata. Francesca, anche tu c'è un discorso lungo. Allora, però praticamente ti voglio... Ok, va bene. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Francesca, lavoro in Tesi da circa un anno e mezzo e mi occupo dell'approvvigionamento dei materiali. Fin da bambina sono cresciuta circondata da un ambiente super stimolante e questo mi ha concesso di sviluppare due caratteristiche fondamentali del mio carattere, che sono la caparbietà e la determinazione nel raggiungimento di un obiettivo. Mi sono approcciata al mondo aeronautico all'età di 6 anni. Sono cresciuta vedendo realizzare nel garage di casa un elicottero
da parte di mio zio, che mi ha insegnato inconsciamente che i sogni, anche quelli che sembrano delle utopie, possono concretizzarsi. Ricordo ancora la gioia che provai nel vederlo decollare e la prima volta che salì sopra e volai. E per un gioco del destino, 20 anni dopo mi sono ritrovata in questo settore, acquistando quei materiali che vedevo arrivare ogni giorno a casa. Come già detto, lavoro in Tesi da circa 1 anno e mezzo e di questi 50 anni ne ho vissuti un'esigua parte, ma spero di poter condividere con voi infiniti traguardi. Durante questo breve lasso di tempo ho subito appreso i principi e i valori fondamentali di questa azienda, che è stupenda, che sono l'integrità della famiglia, il rispetto, l'intraprendenza e il lavoro di gruppo. Inoltre mi hanno insegnato cosa significa la puntualità, il sacrificio, l'essere precisi e l'accuratezza nel dettaglio. Per quanto riguarda il futuro, spero che riesca a crescere in questo settore che è in continua evoluzione e mi auguro di raggiungere splendidi traguardi. Ringrazio la famiglia Punzo per aver creduto nella mia attitudine e per la fiducia datami e ringrazio tutti i miei colleghi per il supporto quotidiano. Grazie. Grazie Francesca. Allora, a questo punto qui vorrei soltanto fare dire due parole alla nuova generazione, perché tenete conto che papà ha creato l'azienda, io nel mio piccolo ho tentato di mantenerla e di svilupparla, ora ci sono le nuove generazioni che stanno arrivando e quindi lasciamo il testimone, lasceremo il testimone a loro, naturalmente con la sicurezza che le nostre maestranze, le nostre persone che ci hanno accompagnato fino adesso continueranno ad accompagnare la crescita dell'azienda anche con la nuova generazione. Vi presento Gabriele, mio figlio, Vincenzo Milaniso, e non vedo Maria Pia. Maria Pia? Vabbè, se ne è scappata. Vabbè, lasciamo in effetti a loro in qualche modo un piccolo breve contributo. Ecco D'Amiso. Buongiorno. Scusate se ho preso un foglietto, sono molto emozionato come linea guida. Sono Vincenzo D'Amiso, responsabile operations di produzione attualmente alla Tesi. La nostra azienda, quando dico nostra, a parte la mia famiglia, ovviamente nonno Gabriele, Punzo, i miei genitori, i miei zii e i miei cugini, intendo tutti coloro che direttamente e indirettamente ci lavorano e ci collaborano. Quindi vorrei ringraziare le 148 maestranze, le istituzioni, i nostri clienti e i nostri fornitori. Se siamo qui a festeggiare, soprattutto per merito vostro. La nostra storia ormai la conoscete tutti e sapete che dobbiamo tutto alla tenacia e alla lungimiranza di mio nonno Gabriele, alla cara nonna Nunzia che lo ha sempre affiancato e supportato soprattutto nei momenti difficili. Quando altri si sarebbero resi alle difficoltà, loro hanno avuto la forza di andare avanti. Per questo oggi voglio ringraziare in modo particolare loro, nonno Gabriele e nonna Nunzia, che ci continua a proteggere da lassù. Voi avete creato la Tesi. Grazie ai miei genitori e ai miei zii che la Tesi l'hanno vista crescere con il loro impegno e sacrificio l'hanno fatta diventare la realtà che è oggi. Infine di nuovo grazie a tutti voi che insieme a me e ai miei cugini rappresentiamo il presente e il futuro della Tesi. Risaputo che la terza generazione è quella cruciale, quella che può portare al declino di un'azienda o farla decollare verso traguardi prima inimmaginabili. E allora l'augurio più grande che posso fare a me stesso e a tutti voi è che veramente con l'impegno e la dedizione al lavoro possiamo migliorare sempre di più, sotto tutti i punti di vista, portando la Tesi a collocarsi sempre più in alto nel mercato aeronautico mondiale, alzando sempre di più l'asticella degli standard di qualità nelle produzioni e tenendo sempre grande attenzione verso gli aspetti ambientali e sociali. Grazie a tutti. Ok, signori, grazie a tutti di congedo, non vi faccio parlare più perché avete preso troppo tempo e
quindi grazie a tutti, buon proseguimento. Vorrei chiamare sul palco le istituzioni, la persona del dottor Alfieri per un breve saluto e poi naturalmente il nostro sindaco di Cicerale a cui volevo dare appunto la parola. Prego Franco. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, io sarò davvero telegrafico. Parlare quando ci sa basta, insomma è un po'. Bisogna essere cauti, però io sono qua come presidente della provincia, come cittadino di questo territorio per rendere onore a questa grande famiglia e per aver insomma, scelto di venire nel nostro territorio cambiando la vita, il destino di questo territorio in maniera positiva ed irreversibile. Io sono testimone di vari passaggi, ricordo, lo dicevo ai miei collaboratori, quando andammo a Frosinone, quando ci fu l'acquisto di questo capannone, io mi emozionai come mi emoziona ancora, perché in quel gesto, in quell'acquisto non era un fatto di proprietà, ma era un fatto di lavoro, di occasione per i nostri giovani, quindi fu bellissimo, la piscina, insomma, una famiglia che è un esempio, e nel sud molte volte la famiglia coincide con l'impresa. Dietro il successo c'è sempre una scelta coraggiosa, quella di Gabriele che tanti anni fa ha avuto davvero coraggio. Poi potremmo mettere tanti altri elementi, la passione, mettere la capacità del rischio, il lavoro, il sacrificio, il coraggio. Però io voglio spendere l'ultima parola per una cosa, che è rara, non è sempre facile trovare un'armonia così forte e così bella tra il datore di lavoro e i lavoratori. Siete dei grandi, siete un esempio e grazie per tutto quello che avete fatto e che continuerete a fare nel nostro territorio. Buon appetito a tutti. Prego, signor Sindaco. Buongiorno a tutti e voglio innanzitutto ringraziare la famiglia Bunzo per questo bel evento che ci troviamo a festeggiare qua questa mattina dei 50 anni della Tisi. Noi abbiamo visto crescere nel nostro territorio, nella nostra zona industriale, una realtà che è diventata anno per anno molto importante. È stato già ricordato un'azienda che oramai occupa oltre 150 operai e di questi la maggior parte, ringraziamo, viene anche da un piccolo comune come il nostro di Cicerale. Noi questa mattina porto il saluto dell'amministrazione comunale di Cicerale, che abbiamo avuto il piacere il 13 maggio di ospitare tutta la famiglia Bunzo a Cicerale in occasione di un evento importante. Il Consiglio Comunale il 13 maggio ha conferito la cittadinanza onoraria a un grande uomo, Gabriele Bunzo, che è qua vicino a me e che siamo stati onorati della presenza di tutto quanto la famiglia. Abbiamo avuto modo di ringraziare in quell'occasione quello che era stato fatto, con l'augurio che questa azienda possa crescere sempre di più e possa essere sempre volato per il territorio, anche per altre iniziative che dovranno sicuramente sorgere nella nostra zona industriale. Questa è una zona che chiaramente può vantarsi di avere un bel numero di operai al suo interno e questo grazie anche alla Tisi. E allora noi qua stamattina come amministrazione comunale siamo per consegnare la targa al capostipite, al fondatore Gabriele Bunzo, che non smetteremo mai di ringraziare, e la delibera con la quale il Consiglio Comunale all'unanimità ha conferito la cittadinanza onoraria, e voglio ringraziare il nostro nuovo concittadino Gabriele Bunzo, cittadino onorario di Cicerale.
ecco, vi leggo un attimo la targa. L'amministrazione comunale di Cerave, facendo seguito alla deliberazione comunale numero 3 del 13 maggio 2023, è lieta di conferire la cittadinanza onoraria all'imprenditore Gabriele Punzo, in segno di riconoscenza e ammirazione per i suoi indiscussi meriti imprenditoriali, con la creazione di un'azienda all'avanguardia, Tesi SRL, che nel corso degli anni ha contribuito in maniera significativa a sostenere l'economia del nostro territorio. Cicerale, 27 maggio 2023, il sindaco di Cicerale. Questa è la delibera con la quale il Consiglio Comunale ha conferito la cittadinanza onoraria. Cogliamo l'occasione per ringraziare anche il sindaco di Eboli che è qui da noi e mi farebbe piacere che anche lui potesse portare una piccola testimonianza. Grazie. Grazie, sono onoratissimo di essere qui. Io sono venuto perché molti studenti, caro signor Gabriele, sono qui, vengono qui da Eboli, dall'istituto industriale, a vedere le vostre lavorazioni e quindi a fare un po' di scuola lavoro ed apprendere che cosa significa costruire delle, diciamo, dei pezzi di cambio per quanto riguarda l'aeronautica. Quindi non posso che, ha detto già tutto bene il nostro presidente della provincia, il sindaco di Cicerale, è una grande impresa, una grande azienda, una grande famiglia, una grande squadra. Come amministratore non possiamo che essere orgogliosi, anche se io sono di un'altra città, ma questo è un territorio che, come dice, appartiene a tutti, è un territorio che riguarda tutta la Piana del Sele, riguarda tutto il comprensore, questa parte della provincia. Quindi quando ci sono esempi di questa portata, di questa intensità, di questa forza, di questa preparazione e soprattutto di una grande capacità di fare, come dire, posti di lavoro, non possiamo che essere, come dire, felici come amministratori, orgogliosi di quello che voi state facendo in questa parte del territorio della provincia di Salerno. Quindi grazie per tutto quello che avete fatto e farete e soprattutto ad Maiora, ragazzi, perché noi ne abbiamo bisogno. Allora, a questo punto in effetti voglio lasciare la parola a Gabriele, non prima di spiegarvi un po' quello che succederà dopo. Naturalmente abbiamo il pranzo al buffet, quindi vi organizziamo per il pranzo. Fra poco riprenderanno i voli in elicottero, quindi chi non è riuscito ad andare in elicottero potrà farlo dopo. Quindi siete benvenuti per rimanere in azienda direttamente, facciamo un giro in azienda senza quel problema. C'è praticamente la possibilità di verificare le opere d'arte che abbiamo fatto per il territorio all'interno dell'ingresso della Tesi. Noi siamo impegnati negli anni passati nel realizzare opere d'arte di artisti nazionali e li abbiamo insediati praticamente in quasi tutti i comuni del centro interno, a partire da Capaccio Pestum fino ad arrivare praticamente a Rutino, Laureana, Torchiara e così via. Quindi è un lavoro che abbiamo fatto per fare in modo che il territorio potesse essere maggiormente valorizzato, in particolare quello del centro interno, che è altrettanto bello che quello praticamente della parte marina. Quindi stavo dicendo, facciamo questo passaggio, dopodiché vi invito, prima di andare via, a passare dalla reception dove stamattina vi siete registrati, dove ci sarà per voi un piccolo gadget per ricordare la giornata e per chi vuole prenderlo, il libro che in qualche modo descrive i nostri 50 anni. Abbiamo cercato di mettere su carta le esperienze, le persone che abbiamo incontrato in 50 anni, per ringraziarli di quello che in qualche modo ci hanno aiutato a fare, perché noi siamo sempre stati, penso, un'azienda, una famiglia molto umile. Pensiamo che chiunque negli anni abbia dato un consiglio, abbia in qualche modo interloquito con noi, ci ha fatto crescere. Quindi vogliamo ringraziare tutti i nostri persone che abbiamo conosciuto in 50 anni attraverso questo libro. Quindi vi invito a volerlo ritirare direttamente alla zona della registrazione. Quindi vi saluto e passo la parola a mio padre per le chiusure. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, in questo momento io sono molto emozionato per due ragioni importantissime.
qua mi guardo che vedo tante gente davanti a me che hanno ascoltato, hanno sentito tante parole che hanno detto, quelle che mi hanno preceduto, ma la cosa più bella che voglio vedere è che io vedo tanti giovani, dove la tesi ha bisogno di tanti giovani, ha bisogno che c'è tanto lavoro da fare, tante cose ancora da fare. La tesi è stata chiamata a livello internazionale perché siamo conosciuti in tutto il mondo, che ci hanno dato con l'ingegnere Campocello di Cicerale, che è stato in America giorni fa, che ha portato tanto di quel lavoro. E la tesi, Gabriele Punza, ha un grande responsabilità, perché come siamo oggi combinati non riusciamo a mantenere questo lavoro e questo tempo. Allora faccio un appello a tutte le donne di Cicerale, le mamme che amano questi giovani, di farle crescere, di dargli educazione come io ho dato ai miei figli, alla mia famiglia, dove loro troveranno lavoro in questo paese, in questa bellissima terra, che è terra che non è meccanica, ma poi è arrivata la meccanica in questa terra, è arrivata non solo la meccanica, ma la tecnologia che oggi Cicerale è conosciuta anche nella Luna. Sono i pezzi che facciamo anche a livello aeronautico, che già stanno volando da diversi giorni e da diversi anni, che adesso è ancora rafforzato, però non abbiamo persone, gente che vogliono lavorare, gente che noi dobbiamo qualificare. Faccio un appello anche alla scuola che sta da qua vicino di formare i ragazzi più giovani, più significativi, perché se vogliamo andare avanti dobbiamo aiutarli a crescere. Tutto questo la tesi non lo può fare, non ce la fa fare a fare tutte queste cose che in questo momento vi sto dicendo. Sono emozionatissimo, sto tremando, perché quello che vi sto dicendo è realtà. Vorrei un ringraziamento, ma non un ringraziamento semplice, un ringraziamento col cuore, veramente col cuore, ai miei vecchi amici che quando sono partito, ho avuto l'idea di partire, mi hanno consigliato. Posso chiamare delle persone che prima venire sul palco, per favore? Marco Iorio, Giovanni Riccardi, Romano, Martignetti, Nicola Canfora, Edoardo Grillo. È proprio una formazione incredibile, quella dell'Italia 82. Giorgio Iengo, mi sarò dimenticato sicuramente qualcuno? Chi mi sono dimenticato? Nando, vieni anche tu, forza, Nando. Funziona a filo? Sì, perché io non sento niente, siete soltanto voi che dovete fare il parterre. Allora, queste persone sono persone che dobbiamo ringraziare uno per uno, perché hanno fatto sì che la nostra azienda possa... mi farebbe piacere che salisse sul palco anche Jimmy Pelé, il nostro rappresentante della Boeing, che tanto ha fatto per noi negli anni della partenza del programma 787. Lascio la parola a mio padre per ringraziare le persone che ci hanno consentito di arrivare dove siamo oggi. Allora, come vedete questi ragazzi che stanno qui a fianco a me e tutti, in quel momento che io ho fatto quell'idea di fare questo progetto da zero, proprio da zero, tutti quanti di loro, cominciando da destra, a sinistra, a centro e tutto, mi dicevano sempre, come mi chiamavano allora, Gabriele, l'anno anzi, mi preoccupavo, sta male di spallatoia. Queste le parole. Mio figlio Luigi non aveva 18 anni per entrare nella Venia, i guardiani lo facevano entrare, abbiamo fatto carte false per lo far entrare. Io andavo sugli uffici
e dice vicino alle persone che siano in ufficio come Edoardo Grillo e dice Edoardo sta venendo mio figlio, apre, lava a te, capuzzo di allo sta male in mano nostra e che se non ci porta male e sta venendo paura e tutto l'oggi sta fuori fino a noi. Ho fatto i salti mortali con mio figlio di dire cerca questa gente che le voglio vedere, deve stare in mezzo a me e deve sentire perché c'è la loro partecipazione a quello che io ho fatto e sto facendo e riusciamo a fare, che sperando che i miei figli e i miei nipoti che già stanno qua continuano a fare meglio di quello che ha fatto noi. Grazie a loro, a Jim della Boeing che è venuto, ha avuto fiducia dal primo giorno che è venuto qua in Italia. Io dicevo a miei figli non facciamo tutta figura, no? Che tutt'oggi qua c'è Gino, vieni Gino, tutt'oggi c'è in mezzo a noi partecipare per me questa grandissima festa, non una grande, una grandissima festa con questi uomini davanti a me, questi sono gli artefici compresi a me di fare queste cose, di arrivare a oggi tutta questa gente. Questa gente sconosciuta, questa gente non mi hanno mai chiesto una vita, non mi hanno mai chiesto qualche cosa, l'hanno fatto di sacrosanto, di pensiero, di umiltà, di e oggi devono avere l'onore che anche loro sono stati partecipi a questa grandissima festa. Scusatemi della mia arroganza perché sono emozionatissimo vedendo tutte queste persone. Anche una parola che hanno detto mi è servita per andare avanti. Ecco, questi sono gli artefici. C'è una persona in mezzo a noi qua che non ha avuto fiducia in me. Quando io gli ho detto vuoi diventare il mio socio, lui non aveva fiducia. E adesso sta qua per vedere e per constatare quello che abbiamo fatto. Sta in mezzo a noi. Giusto, tu? C'è qualche cosa? Buongiorno a tutti, io in effetti sono un ospite e praticamente ho cominciato la mia vita in Airfed, Air Italia, Alenia, oggi Leonardo. Ho conosciuto Gabriele e il figlio che si può dire che ancora 18enne già si imbarcamenava per vedere come fare per organizzare lavori, andare avanti come tecnologia e cercare di portare avanti sul territorio e non all'esterno, ma sul territorio quanto più possibile ed è stato veramente possibile grazie alla tenacia di Gabriele, al quale anche noi all'inizio, dove noi dipendevamo, nel mio caso gli acquisti, dove cercavamo di dare all'esterno quanto più lavoro possibile. Però chiaramente ci dovevamo confrontare con gli skill professionali delle aziende e allora Gabriele Punzo, come giustamente ha detto lui, ha cominciato con 4-5 persone in uno scantinato. Nessuno avrebbe, diciamo, potuto pensare una cosa del genere della realtà che è oggi. Però nonostante questo, io in primis con i miei colleghi abbiamo detto diamo lavoro a questa persona, perché è una persona che merita, ci dà fiducia perché è stato sempre puntuale nelle consegne, è stato sempre puntuale con i lavori e ogni anno cercava di ricapitalizzare quello che era diciamo il suo skill con assunzioni, con macchinari e con altre cose che non facevano altro che portare, innalzare lo skill professionale dell'azienda pari alle varie aziende che tenevamo, compresa la Boeing, compresa la McDonald's e comprese anche altre fabbriche che erano concorrenziali con noi. Oggi io devo dire, caro Gabriele, tu hai fatto l'impossibile, non impossibile, l'impossibile, perché portare avanti con allora erano bambini, dico Luigi, che purtroppo per la sua età non poteva entrare nello stabilimento e fare una riunione con noi e mi assumevo la responsabilità di farlo entrare e di dire ai nostri vigilanti quando viene questa persona, lui è praticamente rappresenta questa azienda
che era sconosciuta loro sul territorio, perché ci stavano altre aziende del nord molto più qualificate di loro, e loro lo sanno molto bene. Però con il tempo questa azienda si è messa al passo con queste altre aziende che tenevano già allora 200-300 persone dipendenti. Oggi a me fa piacere, perché anche se questo è una realtà oggi, forse sarà dovuto pure a noi, ognuno nelle sue, diciamo, responsabilità e nel suo lavoro, con l'auto, alla qualità, ufficio acquisti, eccetera, hanno potuto fare in modo che questa azienda potesse crescere in salute e a queste dimensioni. Io le auguro ancora di fare a Gabriele 100 anni di questa azienda, e ai figli gli dico: portate avanti questo discorso, perché oggi questa tecnologia, questo lavoro in Italia serve, non ce ne sono. Cercate di fare dei corsi professionali anche all'interno dell'azienda, con l'aiuto di qualche diciamo istituto che sta nel circondario, a Salerno, eccetera, di fare dei corsi di qualificazione, di modo che avremo tornitori, saldatori, meccanici e capaci di montare pezzi che un domani possono volare e fare elemento di connubio con queste società e vedere i propri aerei di costruire, tipo gli elicotteri, volare, e dice anche per me c'è la mia mano. Ringrazio tutti e buon appetito. Allora, mi devo fare una foto di tutte queste persone, che dobbiamo fare un quadro e lo devo mettere in posizione della gente. Un quadro fatto per me. Ok? Tu mi ricordi me. Luigi, fa l'altro quadro.